Giovanni Vernia qui, se avete già delle domande risponde, altrimenti vi parte a raffica su tutto. Avete già delle domande? Io preferisco le domande. Lui preferisce le domande. Domanda a piacere. Domanda a piacere. Domanda a piacere. Domanda a piacere. Giovanni. Dica. Perché da serio ingegnere elettronico scelto di diventare, come diceva l'Evocanza, un pazzo? Perché da serio? Perché io non sono serio, non sono un ingegnere serio, sono un po' anomalo come ingegnere elettronico, nel senso che gli ingegneri sono sempre un po' inquadrati, sono sempre un po', sono molto precisi, eccetera. Io sono una persona precisa, per carità, però non sono mai stato serio. Lo dicevo prima, fin da piccolo insomma, ho sempre avuto la passione per far ridere chi mi stava vicino. Al lavoro, anche da ingegnere in Accenture, quindi società di consulenza, stampo americano, quindi tutti in giacca e cravatta, precisi al cliente, sorridenti, abbronzati, però io dovevo fare i miei teatrini imitando i miei manager, con conseguenze disastrose per la mia carriera, perché i miei manager non sono tutti così appunto spiritosi, però insomma mi è venuta la passione poi per fare studiare teatro. Senti, io ho letto sul tuo sito che una rassegna stampa, cioè un'intervista del 2010, tu dici che la cosa che ti vedi di più è proprio fare il film. Sì. Ci ricordo questa. Là mi curiosisce come mai poi ti sei convinto a farlo. Ma mi sono convinto perché è stato allora, a quei tempi era chiaro che per me era una cosa mastodontica, un obiettivo mastodontico troppo grosso. Poi le cose insomma maturano col tempo e dopo qualche anno a Zelig ci sono state delle proposte cinematografiche da parte di altri produttori dove volevano appunto il personaggio di Gianni Bu, che aveva avuto così successo in TV, lo volevano trasporre al cinema, però la trasposizione non era una trasposizione completa, era una trasposizione, cioè non dava niente di più, era un personaggio televisivo trasposto così com'è al cinema. Allora noi abbiamo riflettuto, io e Paolo Luzzi, abbiamo detto dato che si interessano a noi, forse appunto c'è qualcosa, allora il desiderio poi di dare qualcosa di più alla gente, no? Al mio pubblico, cioè al cinema ci vuole una storia, ci vuole... volevamo far vedere cosa c'è dietro a questo personaggio. In TV tu lo vedi per 4 minuti, ma non sai perché lui canta Siamo noi, siamo noi, non sai perché si veste mucato, non sai perché è così deficiente, non sai perché ha questa passione per la musica. E quindi un film era l'occasione un po' per creare tutto il background di questo personaggio e anche il background di Giovanni Vernia, perché questa era l'occasione, perché sennò era inutile secondo me andare al cinema con una serie di gag e basta su Johnny Depp. Cioè, l'obiettivo nostro era quello di farsi conoscere al pubblico sotto altre vesti anche. E questo l'abbiamo voluto realizzare, l'abbiamo scritto io e Paolo Luzzi, poi abbiamo chiamato, c'è stato un produttore che si è interessato a noi, quindi era la Colorado Film, Enzo Totti e Alessandro Zai, che hanno trovato anche la Warner Bros, che gentilmente appunto hanno prodotto il film, si sono appassionati al personaggio Giovanni Vernia, Johnny Depp, alla storia, perché insomma questa è la cosa principale, c'è una storia, no? Nel film, al cinema ci vuole una storia, poi può essere più o meno bella, più o meno frivola, più o meno... L'obiettivo è chiaramente della nostra storia, è una storia che faccia divertire la gente, no? Quindi secondo me già il personaggio Johnny di per sé è una satira di costume, perché è un personaggio che cioè, è un documentario dei ragazzi che vanno in discoteca, già di per sé. Quindi non è che nel film dovevamo mettere tutti questi messaggi in ascolto, noi l'obiettivo del film era quello di far divertire la gente, il mio pubblico, in modo pulito, garbato, senza parolacce, senza volgarità, che poi è un po' il mio stile. Non è per farmi dire una parolaccia, mi bisogna torturare che non la dico. Chiaramente nel film ci sta molto di te, no? Sì, ci sarà una doppia anima, no? Dove vieni e tu... La storia è molti personaggi sono completamente autobiografici, a partire dal fatto che appunto mi laureo a Genova,
ingegneria, poi emigro a Milano in cerca di lavoro. Mio papà, interpretato da Maurizio Micheli, è stato veramente un maresciallo della Guardia di Finanza, è veramente di Gioia del Colle in provincia di Bari. Mia zia, interpretata da Carmela Vincenti, è la fotocopia di Carmela Vincenti, quindi è una donna pugliese dal carattere forte, che spesso quando si arrabbia ci mette dentro il dialetto, che mi ha cresciuto veramente come una madre, perché io appunto ho anche una sfortuna da giovane, e quindi c'è molto di autobiografico. Il personaggio di Johnny, diciamo, è un personaggio della fantasia, però è un personaggio che io ho dentro, nel senso che io sono sempre stato appassionato di discoteca, di musica, di ballo, di musica house in particolare, quindi insomma c'è tanto di mio nel film, anche perché noi crediamo che quando tu vai a raccontare qualcosa non devi andare su territori che non conosci, perché se vai su territori che non conosci rischi di diventare falso, finto. Invece se tu la materia che racconti la conosci bene, diventi molto realistica e credibile. Questo è anche un motivo, questo secondo noi è anche il motivo del successo di Johnny Group, perché un personaggio del genere, un discotecario del genere, se tu non conosci bene la discoteca, non lo riesci a creare in questo momento qua, no? Cioè lui ha avuto successo perché è vero il personaggio. Ci hanno provato altri a fare discotecari, ma non conoscevano la discoteca, cioè non l'hanno vissuta come l'ho vissuta. Io andavo in vacanza a Ibiza ogni anno, io produco la musica da discoteca, sono amico di un sacco di DJ e quindi insomma abbiamo questa convinzione. Quindi nel film abbiamo messo tutto quello che conoscevamo perfettamente, anche il fatto dei Rolex, no, questo tentativo di corruzione, e nasce da un aspetto della vita reale, nel senso che mio papà mi costringeva sempre a regalare il calendario artistico della Guardia di Finanza quando io avevo un esame, no? E quindi l'esempio più plateale è quando io mi dovevo laureare, lui mi diede, prima di laureare, mi chiamò e mi disse: prima Giovanni, mi dà una busta, dentro c'era il calendario della Guardia di Finanza, taglielo al tuo relatore. Sì, vabbè, dopo che mi laurei, no, prima. Dico, ma papà, mi metti in imbarazzo, ma tu dai. E io ho dovuto dare il calendario, no? Ora non so se il 110 è stato per merito del calendario, però è stato così. Poi questa cosa l'abbiamo chiaramente amplificata nel film, abbiamo fatto diventare Rolex d'oro sequestrati perché era più ridicolo. A proposito di Guardia di Finanza, adesso sugli scudi, perché giustamente fanno un po' il loro mestiere un po' criticato, tu ne pensi? Penso che sia giusto. Noi siamo un paese, l'Italia è un paese che è sempre stato abituato molto bene. Diciamo, noi ci siamo sempre considerati i più furbi d'Europa, no? Perché non ci mettiamo la cintura, perché passiamo con poco, perché trasgrediamo le regole. Però ci consideriamo i più furbi, però siamo i più sfigati d'Europa, perché siamo un po' il terzo mondo dell'Europa. Io con questo lavoro ho girato parecchio, nel sud come nel nord ci sono delle realtà che per l'Italia fanno spavento. Cioè, quindi se c'è qualcuno che impone delle regole e si impegna a farle rispettare, è un passo verso l'Europa, cioè noi siamo dentro l'Europa, ma veramente prendiamo in giro i tedeschi perché sono tutti precisi, però loro vivono meglio di noi, vivono molto meglio nei servizi, hanno tutto. Quindi se c'è qualcuno che fa finalmente rispettare le regole, che ben venga. Mia zia è un po' come la zia che l'ho vista. Mia zia è uguale. Ha anche lei? No, quello no, però insomma mi dà dei consigli, no? Cioè, perché con mia zia c'è stato un rapporto appunto quasi materno, perché io poi persi mia mamma a 17 anni. E mia zia, la sorella di mio papà, è veramente una donna appunto con questo carattere molto forte, no? Molto così di impulso, istintivo, è la tipica donna pugliese. E infatti l'abbiamo scritta proprio con me. Poi Carmela Vincenti è stata la scelta vincente perché
Paolo Uzzi, che è il co-regista e anche colui con cui abbiamo scritto il soggetto, la sceneggiatura l'abbiamo scritta insieme ad altri due sceneggiatori, che sono Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Paolo Uzzi conosceva Carmela Vincenti. Quando io gli descrissi mia zia, lui mi fa: caspita, io conosco un'attrice che secondo me è uguale. Allora me l'ha fatta vedere su YouTube e disse: ma sai che secondo me è lei, anche fisicamente si rassomiglia. Allora l'abbiamo chiamata, perché lei era molto impegnata sul teatro, eccetera, l'abbiamo chiamata, è venuta in Colorado Film. Io non ho voluto fare nessun provino a nessun'altra attrice, lo volevo vedere lei, è venuta, si è messa soltanto a parlare, soltanto mentre parlava mi ricordava mia zia. E così l'abbiamo presa, è stata proprio lei. È uguale, infatti è venuto l'ora che mia zia vede il film, perché cioè, mia zia, per dirvi, è una che io la prima volta sono andato a Zeni. Mia zia mi fa: ah, in televisione, bello, film, in televisione, in televisione, era tutta eccitata, no? E io mi raccomando, guarda, mia zia, era Zeni Goff, era in onda alle 11 di sera. Allora, sì, sì, ti guardi, ti guardi, ti guardi. Lì domani mi fa: appena mi vedi, poi domani mattina mi chiami, eh? Sì, sì, ti chiamo. Lì domani mattina, le 10, le 11, le 12, mi chiamo. All'una la chiamo io, anche se sono di Genova. Zia, non l'hai visto ieri sera? E i tacchi a vesti. Ebbene, non ti sono piaciuti. Giovanni, è finito di fare un festa in televisione. Tuo padre ti ha fatto studiare. Questa è mia zia, capito? E ogni volta che mi vede, ancora facendo questo, ma Giovanni, ma quando è che devi fare qualcos'altro in televisione? A proposito di questo, ho letto che questo tuo padre non ha accettato, insomma, volentieri questo ruolo, perché era... All'inizio no. E poi tu hai scoperto che invece registrava tutto. Sì. Detto questo, il film l'ha visto? Il film no, non l'ha ancora visto. Non l'ha visto, no. Quindi non ha potuto confrontarsi. Credo che si da per come lo conosco, forse se la prende un po' per il discorso degli orologi. Però per come è attaccato al corpo della Guardia di Finanza, alla fine secondo me proprio sarà felicissimo, perché c'è proprio la riscossa della Guardia di Finanza. Tra l'altro la frase di Maurizio Micheli che dice a Bevo Storti, vabbè, ricordati, finanza poca speranza, è una frase che mio padre mi diceva sempre, e quindi l'abbiamo voluta mettere nel film perché a me mi faceva ridere questa frase. È un proverbio che diciamo con mano. Sì, all'inizio lui non era contento, ma perché chiaramente io, appunto, lui mi ha fatto studiare, quindi mi ha fatto prendere la laurea, ci teneva che avessi un titolo di studio di prestigio, diciamo, e era felicissimo della carriera che stavo facendo, avevo una posizione dirigenziale, quindi era più contento di quello. Però poi appena, sai, questa persona, insomma, di mezza età, il mondo della televisione, il mondo comunque, insomma, che si guarda con diffidenza, e io stesso lo guardavo con diffidenza, e lui però di più, e quindi non era così felice. Poi però, insomma, però chiaramente hai un figlio che magari lo vedi a Sanremo, lo vedi qua, è chiaro che mi registrava, perché l'affetto di un padre c'è sempre. Però mio padre è sempre stato uno che, anche se io prendevo 9 a scuola, lui gioiva, però mi diceva: perché non hai preso 10? No. Questo è mio padre, quindi io voglio il bene dell'anima, però mi ha cresciuto in modo severo, molto severo. Però mi ha insegnato l'educazione del suo prossimo, il rispetto, rispetto a questi nuovi codici che poi hanno fatto strada, per tipo Pedro Corone, eccetera, che anche lui viene dal suo, come si può? In un rapporto così di alla pari, sono un modello, sono artista, li conosci bene. Guarda, io con Pedro Corone siamo amici, e non posso che, come gli dico anche a lui, non posso che avere a piacere il suo successo, perché il successo di Pedro Corone ha facilitato anche, diciamo, la mia entrata da protagonista nel cinema italiano.
nel senso che dopo il successo, prima del successo di Checco, si guardava con molta diffidenza a un comico di Zelig che andava in faccia. Dopo il successo di Checco esiste ancora la diffidenza, perché la diffidenza non è passata, però perlomeno i produttori la diffidenza l'hanno persa, perché dicono, cazzo, per questi sono così conosciuti in TV, forse sono seguiti anche al cinema. Per quanto riguarda, quindi per me, cioè, non c'è, come dire, invidia nei confronti di Checco Zalone, siamo amici e siamo, e sono contentissimo del successo che fa, anche perché secondo me è bravo, quindi sono felice se uno bravo fa successo. Per quanto mi riguarda non mi pongo né alla pari né sotto, noi siamo due cose completamente diverse, cioè, io e lui abbiamo una comicità diversa, diciamo, l'unico punto in comune con lui, col suo personaggio, Johnny, col personaggio di Checco, è probabilmente l'essere un po' un elefante in una cristalleria, no? Quindi lui, insomma, con questo politicamente scorretto, Johnny invece con la sua ingenuità quasi da bambino. Questo poi sono il mio punto di contatto, però poi Giovanni è completamente distante da Checco. Io mi pongo, io faccio il mio, dico sempre quello, cioè io faccio quello, uso il mio stile, spero che piaccia alla gente, ma l'obiettivo del film, almeno per me, chiaramente mi fa piacere se il film fa successo, però per adesso l'obiettivo primario è quello di far divertire la gente in modo pulito, garbato, ordinato e dignitoso. Quindi non mi piace che, cioè, mi piace che una famiglia vada al cinema con i figli e i genitori non debbano tappare gli occhi al bambino, oppure si debbano vergognare di quello che gli hanno fatto, debbano avere il timore che poi il bimbo torna a casa, ripete le cose e magari gli danno una nota a scuola. Quindi, anche perché io ho molti fan bambini, quindi insomma devo anche essere attento a questo aspetto, no? Quindi questo era l'obiettivo primario del film, quindi rispettare il mio pubblico. Dopodiché, se io rispetto il pubblico, probabilmente il pubblico apprezza questo e magari mi dà la sua benevolenza. Però per adesso ci mettiamo la passione. Non so se già l'hai fatto, Giovanni, l'hai spiegato, magari tutta la tua prendere, non so. Quante persone ci sono per esempio su Facebook, per esempio? No. Beh, io anche chi ha scritto la notizia è rimasto sorpreso, perché in Italia tempo fa è uscita una classifica del numero dei fan su Facebook e io sono classificato al terzo posto fra gli artisti italiani. Quindi al primo c'è Vasco Rossi, cioè l'articolo recitava, al primo posto Vasco Rossi con 2 milioni e roba. Al secondo posto non mi ricordo chi c'era, forse Liga 2, e al terzo posto c'è scritto, grande sorpresa, Giovanni Verne con 1,5 milioni di rotti di fan su Facebook. Quindi sì, poi tempo fa, a settembre del 2010, c'era una classifica internazionale che mi classificava al 9° posto nel mondo, addirittura, quindi pensate come... Raccontami quando stavi nel grande fratello che in contemporanea su Twitter commentavano, insomma, anche un mondo, no? Cioè, però era fantastico. Sì. Mi mandavano le foto del televisore, cioè fatte dal televisore. Beh, io sono molto presente su internet perché grazie al telefono che... la mela, insomma io sono sempre collegato. Adesso l'ho scoperto, quindi Facebook, ma anche un po' per passione personale, io arrivo dal mondo del web marketing, quindi sono sempre stato sul web. Perciò mi piace, mi diverto. Allora adesso ho scoperto Twitter, che ce l'ha fatto scrivere Fiorelli, diciamo la verità. Però è molto divertente e quindi che succede che a Zelig ho fatto il pezzo e insomma ho fatto una ripresa su, mentre entravo sul palco, poi l'ho postata in diretta quando andava in onda e sono tutti, è una cosa che comunque ti fa sentire vicino alla gente. Giovanni, di a chi hai mandato i messaggi? Hai il coraggio di dire a chi hai mandato i messaggi? Beh, ho mandato messaggi, beh, questa è un'idea per fare promozione al film, dillo. Perché su Twitter ho creato due profili, quello di Johnny e quello di Giovanni, che gestisco tutti e due io, però Johnny può scrivere quello che vuole e quindi io ho mandato, non so, il messaggio al Papa Ratzinger e gli ho detto buongiorno, il
il 9 marzo esce il mio film al cinema, Testi di un fratello, la invito, venga per favore venerdì e sabato, perché domenica avrà da fare. A Paris Hilton. A Paris Hilton, gli ho detto hello Paris, date che non fai mai un cazzo. Il 9 marzo, come to the cinema, if you come, ora non me li ricordo, però c'era sempre una battuta alla fine, se è andato su Twitter, ci sono tutte quante. Venerdì vai a Zelig. Venerdì sì, faccio questo venerdì vado. Anzi, adesso per finiamo vado su a registrare. Sì, ce n'erano parecchi di personaggi famosi. Ah, Justin Bieber gliel'ho mandato. Avete altre domande? Ciobattantuono? Come è nata? Beh, Ciobattantuono, Ciobattantuono è un mostro sacro, no? Sia della pubblicità che del cinema. E quindi all'inizio c'era una grande soggezione da parte mia nei confronti di Ciobattantuono, ma anche nei confronti degli altri attori, devo dire, perché anche Maurizio Micheli è un mostro sacro, insomma, quindi sono persone dove quasi io mi sentivo a disagio a dirigere, no? Sono talmente affermati attori, quindi. E a Ciobattantuono ci sono stati tanti incontri prima, siamo stati a casa sua e gli abbiamo raccontato i personaggi, poi c'è stato un personaggio che appunto gli piaceva in particolar modo, che era questo Silvano, che era il padrone della discoteca Gillette. Abbiamo discusso tanto su come lui lo dovesse rappresentare, perché all'inizio c'era l'idea di farglielo rappresentare nelle vesti del meridionale, no? Di quello che lui ha impersonato per tanti anni. Però poi quando lui parla naturalmente, cioè col suo accento un po' milanese, così, è già, come dire, sborone di suo. E quindi, d'accordo anche con lui, abbiamo pensato di andare più sulla via. Già, dato che nel film c'è una caratterizzazione già fortissima da parte di Giorgi, era meglio non andare su altre caratterizzazioni così forti, e quindi abbiamo deciso di farlo, insomma, naturale, un po' calcato nell'abbigliamento, nelle cose, e siamo contentissimi, perché il personaggio fa molto ridere e poi lui ha questa generosità sul set, quindi gli vengono delle idee, quindi, cioè, se fosse stato per lui avremmo girato altre tre scene, è il produttore che non ha voluto. Ma c'erano delle scene bellissime che c'erano proprio in mente con Diego, vi faccio l'esempio di una scena, voi avete visto tutti il film, ecco, praticamente c'è questo Kevin Pasquarelli che è il tronista, no? Che appunto si avvicina e dice: ma mi sono portato anche il trono da casa, allora lui fa: chiudi il frega, allora, vai Kevin, sei tronista, è tronese, vai. Allora c'era venuto in mente di girare un'altra scena dove c'era una macchina nel buio che arrivava davanti a una discoteca, non vedevi, c'era Kevin Pasquarelli che passava di noi, scusate, la discoteca Hollywood, poi si è, e di là dall'altro lato la macchina partiva e sopra c'era il trono legato con i miei ricordi, però era, c'è venuto in mente troppo tardi, non si può fare. Però Diego è un po' è un grande attore e anche molto generoso. Hai sottolineato spesso proprio il fatto dell'assenza di volgarità, al di là del fatto che la tua cifra stilistica, perché senti che invece la comicità in generale ti interrompe su questo aspetto, o la televisione, non lo so, insomma. La televisione sicuramente. E il cinema un po' meno, a parte qualche caso sporadico, insomma. Lo sottolineo perché ci tengo, perché siccome appunto nell'ultimo periodo, come dici giustamente, si sta un po' andando troppo sulla totalità, no? Allora io ci tengo a sottolineare che questo invece è un film dove i bambini possono andare, secondo me, tranquilli. Anche perché mi sono arrivate delle mail, dei messaggi da parte di genitori, da parte di mamme, che mi chiedono: ma posso portare mio figlio a vedere questo film? Quindi è avverto che c'è un po' di preoccupazione, cioè è avverto che c'è la paura che, uno, per far ridere,
deve sempre appoggiarsi alla volgarità, perché è un po' l'andazzo dell'ultimo periodo. Sinceramente io sono stato, cioè i miei miti della pubblicità non vado a ricercare, mi hanno accusato di essere un po' all'antica, però i miei miti sono Alberto Sordi, Nino Manfredi, Troisi, Totò, che sono tutti i nostri maestri e che sono gente che non ha mai detto una parolaccia per far ridere, no? Bastava un'espressione, bastava la gestualità, bastava l'interpretazione. Quindi chiaramente io sono lontanissimo da questi miti, però anche il mio insegnante di teatro mi ha sempre detto, Giovanni, ricorda, lui è cileno, ricorda, se tu dici la parolaccia per far ridere vuol dire che sei alla canna del gas. E quindi questo è un insegnamento che io mi porto sempre dietro e che insomma noi siamo veramente, io e Paolo Luzzi siamo l'Accademia della Crusca, cioè non, a volte cambiamo una parola perché evoca l'erotismo, cioè siamo proprio maniaci, Alessandro lo può dire, per la sua sceneggiatura ci siamo stati, cioè, c'erano delle scene dove dicevano no dai questo va bene, no, questo non va bene. Adesso parlando di volgarità tra i comici mi vengono in mente soprattutto, sono piuttosto paradossali, sbagliati, anche invece di tutte le pensi. Allora, io non mi sento di offendere nessuno. No, offendere no, insomma, parla di... Nel senso, imbecilli, secondo me, io non glielo direi. Ah, no, che... io preferisco quando dice latina, no? Ma, come dire, è una loro cifra, la volgarità. Nel senso che poi, ragazzi, certi, come dire, critici hanno anche esaltato questa volgarità, chiamandola politicamente scorretto, per me è volgarità. Politicamente scorretto è una cosa che diciamo ti innalza a un livello più intellettuale della volgarità, però è volgarità. Quindi ognuno ha il suo stile, e ognuno fa le sue scelte, insomma io ho fatto la scelta di non essere volgare, perché penso che possa essere più duratura. Dopodiché non è che mi sento di criticare loro perché sono volgari, evidentemente è la loro cifra forte. Tu Giovanni hai visto il tuo lavoro precedente anche, quello attuale, e cercando di capire e analizzare il tuo personaggio, che ancora è inventato, cioè Giovanni, hai capito, studiandolo, qual è la fascia di fan, non so, da chi è amato, quali sì. Sono dei target, secondo te? Beh, guarda, la credenza iniziale era che, anche guardando poi anche tutte le statistiche web, no, su questo fan club grosso, sono tutti gli insights che ti fanno vedere, insomma, l'età dei tuoi fan, eccetera, distribuite in modo uguale fra uomini e donne. E la maggior parte dei fan va dai 15 ai 35 anni, quindi quello è lo stesso numero. Però ci sono casi bellissimi anche insomma, tra le persone fuori da questo letto, quindi ci sono dei bambini di 3 anni, di 4 anni che vanno davanti alla TV e li vedi ridere, magari le mamme mi mandano i video su YouTube, no? mi fa molto ridere. C'è mia figlia che ha 22 mesi che quando mi vede si mette a ridere, non so ne... Questo non so se è perché sono suo papà oppure perché gli fa ridere, perché lo vedono un po' come un cartone animato questo personaggio con questi pantaloni, loro i bimbi perché i pantaloni della carica del 101. E poi ci sono persone anche insomma di una certa età che mi fermano per strada e questo mi dà molta gioia. A Milano camminavo vicino a Piazza del Duomo, c'era una coppia di signori anziani, ma da Milano bene di vedere insomma per il comportamento, con lui, con il loader, insomma, camminavano, c'è tutto un periodo che si limitava un po', e allora gli arrivo vicino e questo qua si fa la mano. E te che? È sciacca, 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 sciacca! E che fa ridere come cosa.